Ciao! In questo video voglio parlare dell'inquinamento più o meno improvviso dell'acqua della rete comunale. Purtroppo una realtà molto attuale. Lavoro nel campo dell'acqua da 27 anni e ho lavorato anche 7 anni per un'azienda che gestiva l'appalto di un acquedotto comunale e posso dirne di averne viste veramente tante in questi anni. E dal 99, occupandomi in specifico di purificazione dell'acqua per uso umano, non sono diventato un veggente, ma usando la logica e le analisi, molti di questi avvenimenti erano prevedibili. So anche che molte persone che gestiscono gli acquedotti e che si occupano anche di politica sanno queste cose, ma per non creare allarmismi molte volte non dicono nulla, oppure lo dicono proprio quando non possono più nascondere la verità. Io non capisco perché si è obbligati dallo Stato a montare dentro casa il cosiddetto salvavita per la corrente elettrica e non ci si preoccupa minimamente di un eventuale e improvviso inquinamento chimico o batteriologico dell'acqua della rete comunale. Forse perché bevendo acqua inquinata la morte è più lenta, raramente improvvisa, e visto che ci mette molto più tempo a manifestarsi sulla popolazione, è più difficile dare la responsabilità a qualcuno. Tanto in Italia l'acqua del rubinetto non la beve nessuno, siamo tra i primi consumatori al mondo di acqua in bottiglia, ma poi nessuno o quasi usa l'acqua di bottiglia per cucinare, eppure la comprano perché non gli piace l'acqua del rubinetto. Ma io certi ragionamenti non li capisco proprio. Anni fa, nella via dove abitava un mio cliente, per un errore umano sono stati versati nell'acquedotto qualche decina di litri di un liquido altamente corrosivo usato per pulire le tubazioni dal calcare e dalla ruggine. Risultato, circa 30 famiglie finite all'ospedale, tranne la famiglia del mio cliente, ovviamente. Certo, ha dovuto buttare un impianto che ai tempi costava circa 2 milioni e mezzo di lire, però quanto vale la tua salute e quella dei tuoi cari? A San Felice del Benaco, qualche anno fa, circa 2.000 persone sono finite in ospedale per un inquinamento dell'acqua di rete e qualcuno ne porta ancora gli strascichi ora. Subito dopo sono arrivati delinquenti che a molte famiglie hanno venduto gli addolcitori a sale come rimedio agli inquinamenti improvvisi e i poco e malinformati cittadini hanno comprato a man bassa un prodotto assolutamente inutile nel caso di inquinamento improvviso. Se non fossero stati presi dal panico, non si sarebbero fatti fregare. Così ora hanno un prodotto anticalcare che nel 90% dei casi eroga acqua non potabile e che non fa nulla per salvaguardare da eventuali inquinamenti. Se queste informazioni uno le acquisisce con calma, le scelte sarebbero state più ponderate e quindi più intelligenti. Però si sa, all'essere umano piace porre un rimedio molte volte inutile, dopo che il problema si è manifestato. Non sto parlando delle fobie o delle paure ingiustificate, infatti si sa che si può morire per una scarica elettrica, quindi si è obbligati a montare un teleruttore o salvavita. E visto che si sa che si possono succedere questi avvenimenti negli acquedotti, perché non pensarci prima? Qualche anno fa, in un acquedotto vicino a casa mia, un cretino ha versato un bidone di gasolio nel deposito dell'acqua comunale e i primi che se la sono bevuta o mangiata o semplicemente usata per lavarsi i denti saranno sicuramente stati contenti e anche il loro corpo avrà certamente ringraziato per questo trattamento. Senza considerare gli innumerevoli eventi in cui durante le alluvioni molti scarichi fognari finiscono nella rete pubblica, ma chi se ne frega, tanto con una bella colorazione shock muore ogni batterio, quindi perché preoccuparsi? Io mi arrabbio molto quando qualcuno sta male a causa di questi eventi, ma anche se le aziende che gestiscono gli acquedotti si comportassero bene e facessero tutto ciò che è in loro potere per garantire un'acqua potabile, la certezza non ci sarà mai. E quando ormai l'inquinamento improvviso è una realtà, anche se chiudessero immediatamente gli acquedotti, sarebbe comunque troppo tardi. E visto che sai di questo problema, il responsabile sei tu. Bene, anche per questo video è tutto. Se decido di risolvere i tuoi problemi legati all'acqua, scrivimi o telefonami e richiedimi un preventivo. Ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti aspetto al prossimo video. Ciao!